Famatec Jingo è un evoluto strumento di lavoro per l'installazione in cantiere di pannelli di vetro, serramenti e pareti. Due persone da sole possono eseguire tutte le operazioni di montaggio di pannelli con peso fino a 350 kg in piena sicurezza, con semplicità, precisione e senza alcun rischio di danneggiamenti dovuti ad errate manovre di comando. Con Famatec Jingo, il pannello si guida direttamente con le mani, come se non avesse peso, per collocarlo con minimo sforzo nella posizione di fissaggio. I movimenti sono pienamente controllati, diretti e immediati. Famatec Jingo si guida manualmente in posizione di inizio ciclo. Le quattro ventose sono a geometria variabile per la presa dei pannelli di diverse dimensioni e forme e sono a doppio labbro di sicurezza per impedirne il distacco, anche volontario, quando sono in presa. Il gruppo ventose può essere inclinato di più o meno 10 gradi per la presa di cavalletti con diversa inclinazione e per il posizionamento in verticale. Premendo il pulsante di presa, il doppio circuito di sicurezza dà il consenso alla bilanciatura solo quando vengono raggiunti i fattori di sicurezza impostati, rilevando il valore di vuoto raggiunto, lo stato di usura delle ventose, la perfetta efficienza dell'impianto e il non superamento dei limiti di portata. La bilanciatura si esegue ruotando il preselettore graduato in posizione corrispondente al peso. È un'operazione rapida e semplice ed è necessaria ad ogni variazione di peso dei pannelli. Lo spostamento dal cavalletto alla posizione di installazione avviene in modo molto agevole. Famatec Jingo si sposta a spinta su ruote in gomma di grande diametro, guidando con il manubrio le doppie ruote girevoli. Passa attraverso le porte con il pannello in presa e nella posizione di minimo ingombro. Con Famatec Jingo, il pannello quindi può ruotare frontalmente a mano da 0 a meno 90 gradi e da 0 a più 90 gradi, ruotare lateralmente su se stesso da 0 a meno 90 gradi e da 0 a più 90 gradi. Scorrere lateralmente per 160 mm per essere centrato in orizzontale. Essere inclinato frontalmente di più o meno 10 gradi per passare attraverso il foro finestra quando deve essere installato dall'esterno verso l'interno. Premendo contemporaneamente i due pulsanti di rilascio, il pannello viene gradualmente appoggiato nella sua sede di montaggio. Nel caso in cui l'operatore prema sia accidentalmente che volontariamente i pulsanti di rilascio prima di raggiungere la posizione di montaggio, Famatec Jingo scende lentamente fino ad appoggiare il pannello a terra prima di rilasciarlo. Famatec Jingo funziona con sola aria compressa ed è dotato di parallelogramma meccanico che mantiene la precisa verticalità del pannello durante il suo sollevamento, braccetti di stabilizzazione e di sicurezza estraibili per il lavoro su superfici inclinate, serbatoio di accumulo aria compressa per il completamento del ciclo in caso di mancanza d'aria di alimentazione, freno di stazionamento meccanico e contrappesi. Solleva pannelli con peso massimo di 350 kg a seconda dei modelli. Con una dimensione massima in altezza di 420 cm, raggiunge un'altezza massima riferita al centro lastra di 220 cm. È disponibile in due versioni,
Famatec Jingo 250S, rapidamente smontabile e rimontabile in pezzi di peso inferiore ai 50 kg, in modo da essere trasportabili manualmente ai piani, completo di innesti rapidi sia meccanici che pneumatici. Portata massima 250 kg, peso 350 kg, pressione di alimentazione 7 bar. Famatec Jingo 350 versione non smontabile. Portata massima 350 kg, peso 450 kg, pressione aria di alimentazione 8 bar. Optional per entrambe le versioni, kit free, costituito da unità di alimentazione con compressori a 24 volt alimentati a batterie ricaricabili, completo di caricabatteria, che permette di lavorare per una giornata intera senza necessità di ricarica. Famatec Jingo si utilizza inoltre per il carico e scarico dei camion e nella movimentazione interna in fabbrica.